Una giornata particolare per la città di Mostar, si inaugura oggi il nuovo vecchio ponte. Il vecchio ponte di Mostar, come sapete, è stato distrutto nel 93 e dopo 11 anni è stato ricostruito. Noi ne parliamo con due testimoni che sono presenti a Mostar oggi, Predrag Matvejevic e Luca Zanoni. Buongiorno. Buongiorno a voi. Buongiorno Zanoni. Luca Zanoni è dell'Osservatorio dei Balcani, una organizzazione che si occupa. Inviato speciale. Seconda parte. I trafficanti hanno contatti lungo tutta la rete e naturalmente ne hanno anche a Roma. Paolo Martino, giovane giornalista, collaboratore dell'Osservatorio dei Balcani, con coraggio ha percorso 5.000 km in 2 mesi e la via di una nuova rotta dell'emigrazione, dall'est verso l'Europa. Dove respinto però con diplomazia da Bruxelles, dove è prevista per la Repubblica di Moldavia una politica di vicinanza. Mihaela Iordache, Osservatorio sui Balcani. Ma noi adesso dobbiamo andare a Belgrado, dove con noi Cecilia Ferrara, corrispondente dell'Osservatorio sui Balcani e sul Caucaso. Buongiorno Cecilia. Vogliamo parlare con Andrea Rossini di Osservatorio Balcani e Caucaso, autore tra l'altro di un video intitolato Dopo Srebrenica, realizzato nel 2005, contenuto in un DVD che raccoglie anche... Dopo 15 anni di rapporti diplomatici difficilissimi seguiti alle guerre balcaniche della prima metà degli anni 90... I due stati ex acerrimi nemici, la Serbia e la Croazia, hanno firmato un accordo storico l'altro giorno. Ci sentiamo di raccomandare vivamente alle scuole italiane la consultazione del DVD prodotto da Osservatorio Balcani e Caucaso, il gruppo di lavoro che dal 2000 si è accreditato come una delle più preziose fonti di dati e di notizie sull'est europeo. A est-ovest è il frutto di un lavoro monumentale piazzato all'incrocio fra tre totalitarismi. Una storia terribile di grandissime violenze e sopraffazioni reciproche e anche una storia oggi di integrazione europea. Buongiorno da Anna Maria Giordano, un buongiorno da Radio Tremondo. Vi dico subito chi sono i miei ospiti che sono qui seduti con me. C'è innanzitutto Robert Fisk, che saluto, buongiorno e benvenuto. Anch'io. Poi ci sposteremo nel Caucaso. Un buongiorno a Giorgio Comai, benvenuto. Buongiorno. Giorgio Comai è una voce che abbiamo sentito spesso a Radio Tremondo, collegato da qualche zona di quella regione. Di Trento, che ha creduto e investito soprattutto nell'importanza di accompagnare le iniziative di solidarietà internazionale con un lavoro di approfondimento, che è quello che noi svolgiamo. L'idea di fondo appunto è quella di fare cooperazione e per costruire relazioni, però bisogna conoscere, la settimanale del giornale Radio Rai. Uomini, storie, problemi, tendenze, opinioni. Nicole Corritore dell'Osservatorio dei Balcani. Le stime ad oggi si aggirano sulle 25.000 donne, anche se altre fonti arrivano anche fino a 50.000. Il problema dei... E noi siamo qui con Laura Del Serre, esperta di politica balcanica, giornalista per l'Osservatorio Balcani Caucaso, che lo ricordiamo compie 10 anni che racconta le vicende della ex Jugoslavia. Riflessione del convegno annuale dell'Osservatorio sui Balcani che si è svolto a Vienna il 10 e l'11 novembre e cui titolo era per l'appunto affrontare il passato, i processi di riconciliazione. Allora, con Fahrenheit vogliamo in quello scenario che sembra così contrastante con lo spirito, perlomeno con lo spirito dichiarato degli Olimpiadi. Stiamo andando in Georgia, da Tbilisi, Maura Morandi, buon pomeriggio. Buon pomeriggio. Grazie molte per essere con noi a Fahrenheit, da Tbilisi in Georgia, per l'Osservatorio. Però ovviamente c'è chi ha capito fino in fondo che l'esperienza dei Balcani è un'esperienza che non è anomala, che non è astrusa, che non è lontana dalla nostra vicenda storica, ma al contrario, la nostra storia europea. Eravamo convinti dopo al la prima guerra. Notizie, cronache, opinioni, testimonianze, in diretta su 105 Live. È presente sui principali social network, ha oltre 100.000 lettori al mese ed è un incrocio tra un media elettronico, un centro studi e un centro servizi. L'obiettivo è esplorare trasformazioni sociali e politiche nel sud-est Europa, in Turchia e nel Caucaso, e noi stiamo parlando dell'Osservatorio Balcani e Caucaso, detto OBC. Benvenuti dunque ai nostri ospiti, però un passo alla volta.